Sorelle e fratelli, ciao a tutti, ben ritrovati, buon sabato, benvenuti in questo mio nuovo video, il primo video di questo sabato 13 marzo, il secondo ovviamente più tardi, in tarda serata, nel tardo pomeriggio, il pronostico PES di Cagliari Juventus. Sto soltanto aspettando i convocati prima che la Juve parta alla volta della Sardegna, allorché poi chiaramente registrerò il pronostico PES. Ma in questo video torniamo a parlare delle Juventus Women, torniamo a parlare del calcio femminile, nello specifico parliamo della prima sconfitta stagionale in Italia per quanto riguarda le Juventus Women, le nostre ragazze, per una partita che si è giocata con kick-off dalle ore 12:30 allo stadio Tre Fontane della zona Roma Eur, partita valevole per l'andata della semifinale della Coppa Italia femminile. Come detto, è il primo round, ci sarà chiaramente a fine mese a Vinovo la partita di ritorno, ma il primo round va alle giallorosse, a cui le nostre ragazze hanno concesso un tempo, il primo, le giallorosse che sono andate in vantaggio dopo 2 soli minuti con la Serturini, che è stata indubbiamente la migliore in campo, non solo per la Roma, ma direi anche di tutta la partita. Brave le nostre ragazze poi a reagire nel secondo tempo, anche grazie all'innesto di Barbara Bonansea, ma le nostre ragazze che dopo aver pareggiato con Urtig sono andate a più riprese vicine al vantaggio esterno, ma sono state decisamente sfortunate negli episodi, perché abbiamo perso per infortunio Barbara Bonansea prima, che fino a quel momento era stata praticamente la migliore in campo delle nostre e aveva svegliato, aveva dato brio, aveva dato più imprevedibilità al nostro attacco, e poi l'infortunio di Cristiana Girelli dopo, a circa 20 minuti dalla fine, un infortunio su cui bisogna poi spendere 2 parole a parte. E poi, come detto, sfortunate negli episodi, perché poi al minuto 88, su una ripartenza giallorossa, c'è stato il gol del 2-1, che chiaramente rimonta il pareggio della Urtig, ma il pareggio di Lina Urtig importantissimo, perché chiaramente le semifinali andata e ritorno, i gol in trasferta valgono chiaramente doppio, e quindi un gol, un bottino preziosissimo, il gol della Urtig nel complessivo chiaramente dei 120 minuti delle due, dei 180 minuti, pardon, delle due partite. Le Women scese in campo con Giuliani, difesa con Irinen, Salvai, Sembrant, Boattinela. Irinen che è stata rilevata al minuto 71 dalla Lundorf, centrocampo con Caruso, Pedersen, Cernoia. La Caruso ammonita, lei, eufemismo, e poi dopo vi spiego, rilevata al minuto 71 dalla Rosucci, e poi attacco con Maria Alves, Girelli, Urtig. La Alves è stata rilevata al primo minuto del secondo tempo dalla Bonansea, che come detto ha svegliato decisamente la Juventus, ma la stessa Bonansea, che al minuto 59 si è infortunata nuovamente, è stata rilevata dalla Zamanian, e poi, come detto, la Girelli al minuto 71 rilevata dalla Staskova. Velocissimamente la cronaca della partita: 2 minuti e le giallorosse passano in vantaggio sull'asse Andressa Serturini. A destra c'è stata la grande azione della Andressa, ha messo la palla dentro, che è stata smistata sull'esterno. La Serturini ha portato in vantaggio la Roma. È stato un primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che hanno fatto più attenzione alla fase difensiva che alla fase per offendere. Ottavo minuto, ancora sull'asse Andressa Serturini, la girata della Serturini che va al lato non di molto, e poi la terza occasione del primo tempo, come detto, molto equilibrato, al minuto numero 16, occasione per le
le Juventus Women che in un'azione confusa in area di rigore, la Pedersen a sinistra, un destro rasoterra che è andato di poco sul fondo. Secondo tempo entra Barbara Bonansea e cambia la partita. E difatti al minuto 49, 3 minuti 3, c'è stata la grandissima azione travolgente, inarrestabile a destra da parte di Barbara Bonansea, ha messo la palla dentro, la Hurtig l'ha semplicemente accompagnata in gol, come detto, importantissimo, pesantissimo per l'1-1. Un giro d'orologio, 50esimo, la Serturini, sempre lei dalla sinistra, rientra, tiro al giro dal limite, alto di pochissimo sulla traversa della Giuliani. È però il miglior momento delle Juventus Women che prendono in mano la partita. E allora al 56esimo c'è stata la doppia occasione per la Caruso e per la Cernoia, che sono state murate dopo un grandissimo assolo di Lina Hurtig. 60esimo, la Caruso pressa il portiere Ceasa e quasi casualmente il pallone le sbatte addosso, finisce sul fondo e quindi sfiora il gol del 2-1. Al 75esimo c'è stata la doppia occasione con la Serturini, salva Linda Sembrant sulla linea e poi Giuliani ancora sul tiro della Serturini, ma è un'occasione che arriva dopo il fattaccio del. Eravamo più o meno 65esimo, 66esimo, c'è stato un fallo durissimo, bruttissimo su Cristiana Girelli da parte della Linari, entrata da dietro, che colpisce Cristiana sia alle spalle ma anche al torace, ginocchiata al torace anche per Cristiana, che resta a terra. Davvero un'immagine brutta, perché ha urlato tantissimo per il dolore. Ecco, in tutto questo contesto, e poi Cristiana è stata costretta, come detto, ad uscire, e quindi abbiamo perso un punto di riferimento importantissimo lì davanti, il fatto che la Linari non sia stata neanche ammonita. L'unica ammonita del match è stata la Caruso e non è stata assolutamente ammonita per un fallo come quello che la Linari ha fatto su Cristiana Girelli. Secondo me lì è cambiata la partita, è svoltata, perché le nostre ragazze hanno accusato anche loro il colpo psicologicamente. Le ho viste un attimo davvero sotto shock, tra virgolette, per quello che era successo a Cristiana. È arrivata la doppia occasione per la Roma, e poi le women che hanno cercato di far male, ma come detto, su una ripartenza giallorossa al minuto 88, la solita Serturini respinge la Giuliani, il tiro a giro dopo che la Serturini aveva superato la Matilde Lundorf, e la Thomas mette il tap-in vincente del 2-1 finale. Chiaramente non è il fallo sulla Girelli che ha fatto svoltare la partita, non è in quel senso, non è che abbiamo perso per un errore arbitrale, però secondo me non dare quantomeno il giallo alla Linari in quell'occasione, perché lo scontro è stato veramente durissimo, è stato secondo me un errore fondamentale da parte dell'arbitro di questa partita. Direi che è tutto per quanto riguarda le Juventus Women. C'è una partita di ritorno a Vinovo a fine mese. Si può chiaramente mettere tutto a posto, centrare, conquistare la finale della Coppa Italia, ma da questa partita, da questa semifinale, scaturisce la prima sconfitta stagionale in Italia delle Juventus Women. Domani, ore 12:30, ci sarà la seconda semifinale della Coppa Italia, che sarà Inter-Milan, il derby. E vi dico anche perché, per quanto riguarda le Juventus Women, torneremo sabato prossimo, ore 14:30, sedicesima della Serie A femminile, sarà Fiorentina-Juventus, altra trasferta importantissima verso la corsa al quarto scudetto consecutivo in 4 anni. Per quanto riguarda la Coppa Italia, come detto, a fine mese un return match a Vinovo che è assolutamente alla nostra portata. È tutto per quanto riguarda le Juventus Women. Vi rimando a più tardi al pronostico PES di Cagliari Juventus. Ciao a tutti, ai prossimi appuntamenti, e come sempre, fino alla fine.
Vamos Women! Ciao a tutti e a più tardi!